La ricerca è stata condotta nell'ambito di un Master in Managing Sustainable Mountain Development organizzato dall'Università delle Highlands and Islands in Scozia. E sono dovuta andare fin là per studiare le montagne, tra l'altro, per ricondurmi alla presentazione, sì, scusate, alla presentazione precedente. Il titolo è «Com'è elico partire o restare? Ragioni per tornare in una valle alpina». È il tornare di chi? Dei ragazzi, dei giovani montanari di nascita che partono dalle loro valle di origine per andare a studiare fuori, compiere studi superiori, quindi università e altro, e poi decidono di, invece di rimanere fuori, di tornare nella loro valle e stabilirsi lassù. Allora, la ricerca, guarderemo appunto qual è il contesto della ricerca, la letteratura esistente sulla fuga dei cervelli e sul ritorno dei cervelli, brain drain e brain gain, una parola sull'area di studio della Val Comelico, la metodologia adottata e ovviamente i risultati e le prospettive future. Dunque, la ricerca, come diceva prima Federica, si colloca nell'ambito degli studi sulle popolazioni dell'arco alpino, in particolare sui movimenti migratori delle popolazioni. L'emigrazione dei montanari di nascita genera il brain drain nelle valli alpine e certo ci sono sempre, lo spopolamento soprattutto delle Alpi orientali è un fenomeno riconosciuto e purtroppo costante, però si notano anche degli indizi nuovi, dei segnali di ripopolamento di queste valli o comunque una controtendenza, diciamo così, allo spopolamento, in particolare dei giovani che tornano alle loro valli dopo aver fatto l'università. Quindi la ricerca ha avuto l'obiettivo di analizzare, di cercare quali sono le ragioni che spingono questi ragazzi a tornare e poi le ragioni che spingono invece altri a non tornare più, perché ovviamente quelli ci sono sempre. Infine abbiamo anche esplorato l'esistenza di politiche a livello locale per il ripopolamento e in particolare per la lotta alla fuga dei cervelli, se esistono. Dunque, cos'è la fuga dei cervelli nelle Alpi? Finalmente è riconosciuto come una delle componenti importanti dello spopolamento, recentemente questo. Ci sono tre elementi fondamentali che causano il brain drain. Il primo, il fondamentale, è la mancanza di opportunità di lavoro adeguate alle competenze di questi giovani laureati sul territorio. Secondo, l'inaccessibilità di alcune valli alpine che creano poi un sentimento in conseguenza di isolamento dei ragazzi e poi il senso di vuoto di questa famosa frase che viene ripetuta costantemente dai ragazzi delle Alpi che dicono qui non c'è niente. Un dato interessante comunque si ricava da una ricerca che è stata condotta in Svizzera dei laureati che non tornano, sono l'80%, però di questo 80% un altro 80% sarebbe disposto a tornare alla loro valle di origine se ci fossero delle opportunità di lavoro offerte. Il brain gain invece, quindi il guadagno dei cervelli, nella letteratura esistente per ora almeno, è specificatamente definito come un brain gain che ci siamo permessi di ridefinire come brain gain a distanza. A distanza perché la definizione viene data per quei laureati che partono e non tornano più, ma mantengono comunque un legame nei confronti della loro terra e si creano delle reti per cui si fanno in un certo senso promotori della loro valle, della loro valle di origine all'esterno, quindi è una sorta di contributo allo sviluppo indiretto in un certo senso. Per esempio ho citato alcune reti, Belluno Radici, i sudtirolesi all'estero, eccetera. Invece quello che interessa forse più di tutto è un altro tipo di brain gain che abbiamo ridefinito brain gain in loco, semplicemente sono i laureati che decidono di tornare in valle. Questo è più interessante perché i laureati che tornano in valle sono fisicamente presenti e portano un contributo diretto, potenziale ovviamente, ma un contributo diretto perché il capitale umano qualificato che portano è lì, è presente sul territorio. L'area di studio, la Val Comelico. Allora, questa è una piccola valle delle Alpi orientali, nell'area nord-est della regione dolomitica.
In regione Veneto, in provincia di Belluno. È un'area di confine, particolarmente di confine, non soltanto perché è veramente l'ultima puntina a nord della regione Veneto, quindi confina direttamente con l'Austria, ma è anche confinante con due regioni autonome italiane, la provincia autonoma di Bolzano a ovest e la regione autonoma Friuli Venezia Giulia a est. Questa condizione di frontiera su tre lati, perché bisogna effettivamente dire che è una frontiera su tre lati, è sentita particolarmente dagli abitanti di questa valle come una discriminazione in un certo senso. Questa è una bella fotografia della Val Comelico che guarda verso ovest, verso la Pusteria. Mi soffermo soltanto su due elementi della Val Comelico, l'evoluzione demografica e poi il livello di educazione superiore degli abitanti di questa valle. Allora, questo grafico mostra chiaramente il continuo spopolamento della valle a partire dagli anni 40-50 del secolo scorso, che inevitabilmente cala fino ai giorni nostri, fino al 2010, quando raggiunge i minimi storici, con circa 7.800 abitanti. E poi chi sono invece i laureati in Comelico? Questo è un grafico, invece sono delle curve che crescono. Allora, in rosso ci sono i laureati che vivono in Comelico, c'è un'impennata a partire dall'inizio degli anni 90 che corrisponde all'inizio della crisi dell'occhiale. Allora, il Comelico fa parte del Cadore, che è diciamo il distretto industriale degli occhiali, fondamentalmente, e quindi anche in Comelico ogni famiglia aveva nel sottoscala, in salotto, una macchina che produceva dei componenti degli occhiali, e quindi non serviva a nessuno studiare. Questo è quello che dicevano: il lavoro c'era per tutti, era molto ben retribuito e non c'era bisogno di nessuna specializzazione professionale, per cui i ragazzi dopo la terza media andavano direttamente a lavorare, punto. Invece con la crisi ricominciano a doversi muovere, andare a studiare per trovare migliori opportunità. E in verde invece c'è la percentuale dei laureati sulla popolazione residente, anche questa è in crescita. L'ultimo pezzo della curva è tratteggiato perché non sono ovviamente dati ufficiali, visto che non sono ancora disponibili, ma sono ricavati dalla ricerca sul campo condotta durante questa ricerca. Uno sguardo alla prospettiva di genere è sempre interessante. Le donne in arancione hanno raggiunto gli uomini in termini di numero di laureati praticamente alla parità nel 2011, dopo un inizio difficoltoso degli anni 70. La metodologia, dunque, innanzitutto chi è la popolazione della ricerca? Tutti i nati e cresciuti in Val Comelico dal 1968 al 1988, tre gruppi di popolazione. Ci ha interessato anche capire le ragioni dei non laureati che vivono in Comelico, le ragioni per cui loro hanno deciso di rimanere in valle e non di partire, poi i laureati che sono partiti, i non residenti, non più residenti in Comelico, e infine il focus della ricerca, i laureati residenti, coloro che stanno in Comelico. Metodologia, approccio misto, quantitativo e qualitativo, un questionario è stato distribuito a tutti i membri dei tre gruppi, delle interviste sul campo sono state fatte esclusivamente ai residenti laureati, ovvero l'oggetto principale della ricerca, e infine alcune interviste sono state fatte ai sindaci della valle, ad alcuni attori territoriali per indagare appunto la questione delle politiche per il ripopolamento e il brain gain. Alcune immagini della ricerca: 323 questionari sono stati distribuiti, 198 sono stati infine analizzati. In bianco c'è la mia mamma, che è una comeliana doc, che mi ha aiutato tantissimo in questa ricerca. Infine le interviste ai laureati, 12 interviste e poi 8 invece ai sindaci e agli stakeholder locali. Risultati. Innanzitutto ci si è chiesti perché, cioè abbiamo chiesto ai ragazzi che sono partiti, cioè ai laureati che non abitano più in Comelico, perché sono partiti. Questi risultati confermano quello che altre ricerche hanno evidenziato prima di noi. Il motivo principale è la ricerca di migliori opportunità di lavoro.
migliori opportunità di lavoro, seguite a ruota dalla ricerca di una migliore, più dinamica vita sociale e culturale. Ci siamo chiesti allora perché, cioè, abbiamo cercato di andare un po' più in profondità cosa vuol dire migliori opportunità di lavoro e abbiamo scoperto che effettivamente il 74% di coloro che hanno risposto al questionario cercano migliori opportunità di lavoro e quindi partono. Però, e questo è secondo me un dato molto interessante, il 72% di questi non ha mai cercato lavoro in Comelico oppure in Cadore, nelle valli circostanti. Allora, questo forse può significare che hanno una voglia, una volontà di partire, hanno un a priori sulle possibilità di trovare lavoro in Comelico, o perché ricerca di migliori opportunità di vita sociale e culturale, oppure in realtà non conoscono quello che c'è in Comelico o in Cadore, nella zona più ampia. Quello che si nota, e poi ne parlerò anche durante le interviste, si nota che manca una consapevolezza delle opportunità che il territorio offre. Seconda domanda della ricerca, quella fondamentale, perché le persone ritornano in valle? In assoluto, devo averlo circondato di verde, i due elementi principali sono i legami familiari e l'ambiente naturale. Staccano veramente rispetto agli altri. Allora, questo grafico mostra diciamo, i risultati per gruppo, quindi per i laureati non residenti e residenti e per invece i non laureati residenti, ma potete guardare semplicemente le colonnine bianche che sono la media di tutti. Effettivamente famiglia e ambiente naturale staccano proprio. È soltanto al quarto posto il lavoro che segue con difficoltà. Nelle interviste si è visto come ci sono cinque dimensioni attorno alle quali i ragazzi che sono tornati, laureati, giustificano il motivo per cui sono tornati a vivere e a lavorare in valle. Non c'è ovviamente tempo per parlare di tutte le dimensioni, ma forse le più importanti, quelle che sono risultate maggiormente importanti anche per gli intervistati, sono le radici, la comunità e poi il lavoro è comunque un elemento chiave che adesso vedremo. La prima cosa importante sono le radici, la dimensione affettiva. Quando si parla di montanari per nascita, in opposizione ai montanari per scelta, che sono i nuovi abitanti, questo è un elemento chiave che è venuto fuori sempre, praticamente in tutte le interviste fatte e anche nei questionari, quando hanno potuto aggiungere quando c'erano delle domande aperte. Ho riportato delle citazioni di interviste, ma la prima è bella secondo me anche perché denota questo aspetto dell'irrazionalità, dell'impossibilità di giustificare, di spiegare il senso dell'attaccamento alle radici. Quando tornavo a casa prendevo la corriera, è arrivata a Sappada ogni volta, per tutti gli anni che l'ho fatto, quindi durante l'università, ho sentito l'emozione di arrivare e vedere aprirsi la valle, cioè bellissimo, nel senso, non è spiegabile, così e basta. Interessante. La dimensione comunitaria è altrettanto importante. Non solo questi ragazzi sono attaccati alle radici, al territorio, ma sono anche attaccati alla comunità. Questo è anche un fattore fondamentale per il ritorno. Questi ragazzi che hanno fatto esperienza di quello che significa vivere in città, all'università, eccetera, hanno visto la differenza tra cosa significa vivere appunto in una zona urbana dove c'è molta gente e ci si conosce poco, e invece l'aspetto appunto di loro sanno chi sei tu, loro sanno chi sei tu, tu sai chi sono loro, non c'è bisogno sempre di spiegare, e quando sei fuori invece sei un numero. Poi ho anche riportato invece un aspetto negativo della dimensione comunitaria che viene sicuramente anche evidenziato da molti. Trovare un fidanzato per esempio è complicato. Poi volevo dirle che trovare un fidanzato è sempre complicato, però vabbè, non importa. Il fattore X è il lavoro. Questa è una frase che è venuta fuori sempre anche nelle interviste. I ragazzi ti dicono: il lavoro è essenziale per chi vuole tornare, messo da parte le radici, il senso della comunità, per cui alcuni
avrebbero trovato qualunque tipo di lavoro perché interessati al ritorno nella loro valle, invece molti altri dicono no, io voglio avere un lavoro che mi soddisfi, è essenziale. E un'altra cosa molto interessante, il ritorno al discorso della importanza della conoscenza delle opportunità sul territorio, è questa ragazza che scopre l'esistenza delle cooperative sociali e dice io non sapevo dell'esistenza di questa cosa e adesso mi realizzo nel mio lavoro, ma non avevo idea che in Comelico ci fosse la possibilità di fare questo tipo di lavoro, mi è capitato per caso. Purtroppo la poca conoscenza delle opportunità sul territorio è addirittura alimentata da un diffuso senso dell'ineluttabilità dello spopolamento, di una specie di cliché che viene ripetuto da parte degli anziani, delle persone più adulte e purtroppo anche dagli amministratori locali, che continuano a dire a questi ragazzi che comunque non ci sono possibilità di lavoro, soprattutto per i laureati, e poi ripetono questa frase che mi è stata detta in una delle interviste, ho ritenuto che fosse significativa, insomma, per riassumere un po' il significato di questo aspetto, ma cosa fai ancora qui? Andrei ben via a un certo punto. Allora, questo sottolinea anche il fatto che con le interviste agli amministratori locali è risultato il vuoto della politica, il vuoto della progettazione di qualche politica per il ripopolamento delle valli, e in particolare il brain drain e il brain gain non sono assolutamente un punto nell'agenda politica locale. E invece quello che risulta dalla ricerca e quello che si potrebbe proporre come asse di progettazione per effettivamente invece creare delle politiche specifiche su questi aspetti sono questi tre punti che sono il risultato essenziale appunto di questa ricerca. Il lavoro, allora, certo è un lavoro altamente qualificato, ma a parte che è un risultato direi banale, è anche molto di difficile realizzazione, però in realtà ci si chiede perché non esistono delle politiche per esempio rivolte all'imprenditorialità dei giovani in montagna, se esistono delle politiche di imprenditorialità ovunque, perché non devono esistere delle politiche specifiche su questo in montagna. Il secondo aspetto molto importante è lo sviluppo della conoscenza del territorio, la conoscenza del mercato del lavoro locale e la consapevolezza di questi ragazzi che deve essere sviluppata delle opportunità che offre il territorio in montagna. E infine, molto importante, la coltivazione delle radici e del senso di appartenenza. Chi ha questo senso di appartenenza dentro di sé è più portato a tornare in montagna.